Piacenza dice addio al referendum per passare in Lombardia. Dopo una lunga e accesa discussione, la revoca delle elezioni, fissate per il 10 e 11 febbraio, è stata votata dal Consiglio provinciale, esclusi Lega Nord e il voto dell'ex presidente dell'ente di via Garibaldi, Gianluigi Boiardi. Le barricate, inizialmente innalzate dalla minoranza, sono crollate, dando lo stop definitivo all'ipotesi del referendum. Noi siamo sempre stati contro dall'inizio questo referendum, quindi è ovvio che siamo a favore del fatto che venga ritirato. Chiediamo quantomeno che le risorse che si sarebbero spese, si sarebbe stati disposti a spendere per il referendum, anche 500.000, badate, non è vero, ma stiamocene anche con la cifra che hanno detto loro, i 500.000 euro vengono subito alla prima occasione disponibile, cioè bilancio 2013, messi in quel fondo straordinario per l'emergenza lavoro, sostegno ai redditi e incentivo alle imprese, che stiamo faticosamente cercando di mettere in piedi. No, il Consiglio Provinciale ha fatto un atto di responsabilità, qualcuno voleva metterci delle bombe a questo referendum, noi le abbiamo annullate queste bombe. Siamo stati gli unici a parlare di referendum, ecco, tutti l'hanno inteso come una soluzione secondaria, quindi provincia salva, referendum addio. Noi diciamo invece che il referendum era un'occasione storica per dare voce ai piacentini, che da tempo in tanti, in molti, la società civile si esprime a favore di un passaggio in Lombardia, quindi noi abbiamo mantenuto l'idea di un referendum quale soluzione cardine. La seduta del Consiglio provinciale si era aperta con un'accesa protesta da parte del consigliere del gruppo misto Bruno Ferrari, che lamentava lo stato di abbandono in cui versa la montagna piacentina. Venerdì, prima del Consiglio provinciale, si svolgerà una vera e propria protesta, una veglia funebre per annunciare la morte della montagna.